Ciao a tutti, oggi preparerò con voi una focaccia ricca. Ricca perché è piena di ingredienti che mi fanno impazzire e credo piacciono anche un po' a tutti voi. Olive nere, pomodorini, cipolle e tonno. È una vera bontà. Farò lievitare l'impasto per circa 22 ore, di cui le prime 14-15 gliele faremo fare nella boule dove andiamo a mettere subito dopo averla impastata. E le successive 6-7 ore direttamente nella teglia che poi utilizzeremo per infornarla. Andiamo a vedere come prepararla. Le dosi che vi darò modificatele in base alle vostre esigenze. Ho messo a sciogliere 8 g di lievito in 1,5 litri d'acqua. L'acqua è a temperatura ambiente e il lievito è un semplice lievito di birra, quello lì del panetto che si compra in qualsiasi salumeria o supermercato. Lo sciolgo con l'aiuto di una forchetta e piano piano inizio a inserire della comune farina di tipo 00. Mescolo con l'aiuto della forchetta, almeno in questa prima fase iniziale, e dopo aver aggiunto il primo chilo di farina di tipo 00 vado a mettere un chilo di farina di Manitoba. A questo punto aggiungo 20 g di olio extravergine di oliva e 20 g di sale per chilo di farina, quindi nel mio caso 40 g. E adesso devo iniziare ad impastare a mano. Togliete anelli e cianfrusaglie varie, lavate le mani per bene. E iniziate ad impastare in una prima fase con una sola mano. Andate a raccogliere la farina che chiaramente è rimasta sotto o nei bordi. Ora passati 10 minuti, guardate, non c'è un metodo in particolare per questo tipo di impasto. Io raccolgo semplicemente dal lato, porto un po' in alto e me la giro, semplicemente così. Dicevo, sono passati 10 minuti. Innanzitutto volevo dirvi perché metto la farina di Manitoba, che è una regione canadese, perché occorre, essendo una farina molto forte, occorre in presenza di lunghe lievitazioni e 24, 20, 24 ore cominciano ad essere una lievitazione abbastanza lunga. Adesso, prima di impastare per altri 10 minuti, aggiungo 2 cucchiaini di zucchero. Vi volevo chiarire una cosa sul sale prima di dirvi dello zucchero. Non ho messo tantissimo perché solitamente le focacce vanno farcite. Quindi, a seconda del condimento che poi ci andiamo a mettere sopra, probabilmente ci possiamo trovare in presenza di ingredienti molto salati, tipo le acciughe, le olive nere, non so, magari dei pomodorini già conditi. In questo caso gli ingredienti, come già ho anticipato prima, sono comunque saporiti. Abbiamo messo lo zucchero, vi dicevo prima che ve l'avrei detto, praticamente perché in presenza di lunghe lievitazioni dà una spinta in più ai lieviti. Purtroppo, come vedete, questo tipo di impasto, essendo molto idratato, non è facile da impastare. Continuo in questa maniera per altri 10 minuti e poi dovremmo esserci. Ho appena finito di lavorarla, la faccio riposare coperta da un canovaccio per 10 minuti. A tra poco. Passati 10 minuti, vado ad ungere con dell'olio o extravergine d'oliva o di semi questa spatola e vado a staccarla dai bordi. Cerco con la spatola di far arrivare l'olio anche sotto. Un altro goccio d'olio. Guardate, si stacca sempre dalla spatola, si stacca si stacca dalla boule. Quindi adesso devo trasferire l'impasto, visto che è troppo piccola la boule dove ho impastato. Quindi lo andrò a dividere in due parti. Sto ungendo questa spianatura e ci vado a versare
sopra l'impasto. Guardate, è sceso praticamente tutto, tranne un po' che è rimasto nei bordi. Lavoro per un altro paio di minuti l'impasto e poi me lo vado a dividere in due boule. Eccoci qua. Vado a dividere. Ho una boule più grande e una più piccola, quindi un pezzo più grande per la prima boule e un altro per la boule più piccola. Guardate, si stacca senza alcun problema. Ho messo dell'olio di semi in questa boule. Con l'aiuto di un pennellino mi vado ad ungere tutta la superficie, quindi sia il fondo che il lato. Vado a metterci il pezzo di impasto più grande. Questa è la boule più piccola. Olio di semi di girasole. Pennellino ad ungere sia il fondo che i lati. E ci trasferisco l'impasto. Eccoci qua. Lascio lievitare per 16-17 ore a temperatura ambiente. Siamo su circa sui 24-25 gradi qui in casa. E 5-6 ore prima di infornare, trasferirò l'impasto in teglia che continuerà a lievitare direttamente nella teglia che utilizzeremo per infornarla. Copro con una tovaglia o con un canovaccio o con il coperchio e a domani. Eccolo qui il nostro impasto, dopo 14 ore di lievitazione. Ora lo andiamo a mettere in teglia. La prima operazione da fare è mettere dell'olio extravergine di oliva sul fondo e spennellarlo sia sul fondo che sui bordi. Eccoci qua, mani unte, andiamo a dividere un pezzo di impasto e ce lo piano piano distribuiamo lungo tutta la superficie della teglia. L'operazione richiede qualche minuto. Cerchiamo di distribuire il tutto per bene per ottenere un risultato delizioso. Eccoci qui. Adesso lascio lievitare per altre 6-7 ore l'impasto direttamente nella teglia, lo copro con un canovaccio e a più tardi. Con l'aiuto di una mandolina vado a tagliare finemente la cipolla. Se non avete la mandolina vi ricordo che potete tranquillamente utilizzare il coltello facendo attenzione a tagliare però le cipolle finemente. Ho già snocciolato e spezzettato le olive, le metto un attimo da parte insieme alle cipolle. Ho preso dei filetti di tonno che vado a spezzettare con le dita. Inizio mettendo prima il tonno, metto le olive, volendo potete anche sostituire le olive nere con le olive verdi, fate un po' come vi piace o come vi pare. E adesso ci mettiamo le cipolle. Per finire vado a tagliare a fettine così di lungo 2-3 pomodorini. Cercate di tagliarli molto finemente. Aggiungiamo i pomodorini. Ultima cosa, prima di infornare, un altro filino d'olio e un po' di sale. E metto in forno preriscaldato a 200 gradi per 30 minuti. Anche 40, dipende dal forno, quindi regolatevi col forno statico. A tra poco. Eccola qua questa bontà, l'ho appena tolta dal forno. Guardate, non si è attaccata per niente. Anche se è bollente, non mi resta che tagliarla. Sentite com'è croccante. Favolosa, c'è un profumo e qualcosa di straordinario. La lascio un attimo raffreddare e l'assaggio con voi. Si è raffreddata, è qualcosa di squisito l'odore, speriamo anche il sapore. Non so se riuscite a sentire quanto è croccante, è deliziosa, il sapore vi sorprenderà. Provare per credere. Raga, mi piacerebbe ricevere un commento sotto il video per capire se l'avete provato a fare e come vi è venuta.
Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto e condividetelo. E mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e buon appetito!